Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì prossimo con all'ordine del giorno, dopo la seduta dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, il disegno di legge della Giunta regionale che modifica la legge 13 del 2000, disciplina generale della programmazione del bilancio e dei controlli interni della Regione. Fra le proposte di legge di iniziativa consiliare sono previste all'ordine del giorno modificazioni al testo unico per le foreste, la proposta di legge regionale a sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma, l'istituzione dell'osservatorio regionale sul welfare aziendale e l'atto amministrativo concernente il programma Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l'Umbria, FESR Umbria 2001-2027. Nella settimana scorsa a Palazzo Cesaroni è stata presentata l'appena costituita Rete delle Malattie Rare Umbria, che riunisce le associazioni che sostengono le persone con malattia rara, che in Umbria sono più di 6.000. L'iniziativa presentata a Palazzo Cesaroni nasce con l'intento di sostenere e aiutare concretamente le persone con malattia rara e le loro famiglie e vuole far sì che nel nuovo piano sociosanitario della Regione Umbria ci sia un raccordo con le associazioni della rete che chiedono di potersi sedere a un apposito tavolo per giungere insieme all'attuazione delle norme che già ci sono in materia e vanno realizzate compiutamente sul territorio. Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa e presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, ha sottolineato che la costituzione della rete in Umbria consentirà di mettere a patrimonio l'esperienza delle associazioni per fare in modo che le persone cui viene diagnosticata una malattia rara sappiano quali percorsi compiere e a chi potersi appoggiare per fronteggiare le difficoltà. C'è la necessità di tenere insieme tutti i protagonisti del nostro sistema responsivo sociosanitario e sicuramente protagonisti assoluti sono i portatori di interesse e l'associazionismo che tanto ha fatto soprattutto nell'ambito della malattia rara, perché ricordiamo che spesso di fronte alla diagnosi di malattia rara, che è già di per sé una diagnosi complessa, complicata, il nostro comunque centro di riferimento di genetica medica sta lavorando tantissimo, cioè facendo circa 2 diagnosi di malattia rara la settimana, che sono chiaramente un bel numero. Di fronte appunto alla diagnosi spesso c'è un impatto molto forte, un impatto che riguarda chi chiaramente è colpito da malattia rara come tutto il nucleo familiare. Ecco, l'associazionismo ha fatto tanto sia nell'ambito della sensibilizzazione e dell'informazione. Molte associazioni hanno addirittura si sono professionalizzate rispetto alla malattia rara ed è chiaro che noi come istituzioni dobbiamo mantenere e rispettare il principio di sussidiarietà affinché il lavoro, di tantissimo lavoro di queste associazioni non si vada a sostituire al pubblico ma diventi una parte integrante fondamentale del lavoro che anche noi facciamo in un regime chiaramente secondo un driver di confronto, di condivisione, di ascolto di quelle che sono le criticità che vivono i malati rari in un'ottica di tutela e garanzia dei diritti di queste persone più che delle esigenze e dei bisogni. Il nostro obiettivo, ha detto Pietro Marinelli, responsabile di una delle associazioni della rete, è quello di poter intervenire nei lavori del Centro Coordinamento Regionale delle Malattie Rare, sederci al tavolo, dare il nostro contributo alla realizzazione delle norme che vanno calate sul territorio. Per fare questo è fondamentale la disponibilità delle istituzioni. Ecco, noi cercheremo di portare la nostra presenza in questo piano sanitario regionale che, purtroppo, devo dire la verità, la parola malattie rare non è contenuta nell'attuale versione del piano sanitario, quindi è nostra volontà far sì che vengano considerate anche le persone con malattie rare all'interno del piano sanitario. Come? Creando questa famosa rete territoriale, cioè riuscendo a collegare i centri di competenza che possono essere nell'ambito regionale oppure fuori regione con il territorio. Quindi le ASL devono, o USL che si voglia dire, devono
in qualche maniera sapere di malattie rare, conoscere i propri pazienti e saper distribuire le forze a seconda dei piani previsti dai centri di competenza su queste persone e dare loro una continuità di servizio che è fondamentale per evitare la famosa migrazione delle persone fuori regione cercando in Italia delle soluzioni alternative. Siamo in una situazione estremamente favorevole per migliorare la situazione delle persone con malattie rare, ha detto in collegamento online la direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare, Domenica Taruscio, perché possiamo avvalerci, ha detto, del testo unico delle malattie rare e della spinta che la Convenzione ONU e la stessa Unione Europea stanno dando non solo sulla via della realizzazione dell'integrazione sociale, nella scuola, nel lavoro, in tutti gli aspetti della vita quotidiana delle persone con malattia rara, ma anche sul piano della ricerca scientifica. Serve un miglior coordinamento fra tutte le realtà che agiscono a livello locale e nazionale e le istituzioni per assicurare l'erogazione uniforme su tutti i territori dei diritti riconosciuti a queste persone, dalla diagnosi alla presa in carico. Noi vorremmo arrivare a vedere e a posizionare l'Umbria, diciamo, in un contesto sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché come anche ha detto la dottoressa Taruscio, l'Italia è posizionata molto bene per quanto riguarda la parte legislativa e la parte della ricerca relativa alle malattie rare a livello internazionale ed europeo. L'Europa sta dando dei segnali molto forti per quanto riguarda il miglioramento delle persone e della comunità dei malati rari, e quindi vorremmo che anche, diciamo, l'Umbria si avvicinasse a delle realtà che sono di buon esempio. Ce la possiamo fare secondo noi, e quindi stiamo investendo in questa direzione. Proseguono gli incontri per la Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, incontri di partecipazione sul territorio con le audizioni dei soggetti interessati. Questa settimana la Commissione a Norcia. La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, presieduta dal consigliere Daniele Carissimi, si è riunita in una seduta esterna a Norcia per un'audizione in merito alla revisione della Carta statutaria regionale, un tema su cui la Commissione sta lavorando da diversi mesi attraverso un percorso iniziato con riunioni di approfondimento a cui hanno partecipato professori accademici, esperti di diritto costituzionale e poi con gli incontri partecipativi con rappresentanti delle parti sociali per un ulteriore approfondimento delle proposte della Commissione stessa. Durante la riunione, svoltasi nella sala DigiPass di via Solferino a Norcia, è stato illustrato il lavoro svolto dalla Commissione relativamente a crisi climatica, sviluppo sostenibile, resilienza, cultura, turismo, agricoltura, valorizzazione dei piccoli borghi, diritto alla salute, istruzione e formazione, partecipazione, rapporti con gli enti locali. Oggi siamo qui a Norcia con la Commissione Statuto per raccontare al territorio umbro, nella quinta edizione delle tappe che stiamo facendo sul territorio della Commissione Statuto. Stiamo di fatto presentando al territorio le novità e le possibili riforme che possiamo apportare attraverso il lavoro della Commissione al testo regionale, in modo tale da poter coinvolgere gli enti, le istituzioni e i cittadini in questo percorso. Il bilancio è particolarmente positivo, riscontriamo grande interesse e il percorso proseguirà con le ultime tappe che faremo dopo l'estate a Todi, Orvieto, Terni e Perugia, allorquando si concluderà questo percorso, utile appunto a ricevere tutti i contributi degli enti e delle associazioni per migliorare questo testo, che contiamo di portare in aula i primi mesi dell'anno prossimo per una veloce approvazione. A Palazzo Cesaroni è una iniziativa dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata per tenere desta l'attenzione sul caso della scomparsa di Barbara Corvi.
Quella della scomparsa di Barbara Corvi è una situazione molto complicata e in itinere. Si tratta di un lavoro lungo, complesso, ma dal quale non vogliamo tirarci indietro, ha affermato il presidente dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità, Walter Cardinali, a margine di questa iniziativa Libere di Essere, organizzata dallo stesso osservatorio in concomitanza con la data di compleanno di Barbara Corvi, scomparsa il 27 ottobre 2008 ad Amelia, e dalla quale da allora non si hanno più notizie. Intendiamo con questa iniziativa riallacciare un rapporto diretto con Barbara. Una volta al mese, per 12 mesi, ci sarà qualcuno della società Umbra che si prenderà il compito, l'onore e l'onere di scrivere a Barbara e di dirle che non l'abbiamo dimenticata e che noi siamo qua per questo. Più grave dei crimini e dei criminali c'è soltanto l'incapacità di mantenere la memoria, di mantenere viva l'attenzione su cose che una società normale, cosiddetta civile, non può accettare che esistano. È su questo che noi ci impegniamo, ripeto, perché non vogliamo, non possiamo permetterci che tutto ciò accada in un contesto come il nostro, che noi pensiamo civile, progredito, moderno, possano accadere queste cose. Questo del tema di Barbara Corvi è uno dei tre temi che l'osservatorio porta avanti, insieme ad una ricostruzione trasparente che stiamo seguendo con il Comune di Norcia, con Lega Ambiente, che è un'associazione che fa parte dell'osservatorio, con le altre 12 associazioni, oltre al completamento della legge regionale sulla trasparenza degli appalti, che è un obiettivo importantissimo su cui sia la Commissione che noi stiamo lavorando oramai da 3 anni, e ecco, siamo arrivati al punto conclusivo. L'evento si è articolato su 3 momenti, ognuno dei quali basato sul lavoro dell'osservatorio. L'obiettivo è stato quello di dare continuità al percorso di accompagnamento alla famiglia Corvi e alla società civile Umbra nella ricerca di verità e giustizia su Barbara, nonché di elaborazione e proposta politica a partire da ciò che questa storia rappresenta per l'intero paese. Come diceva Walter, una persona non può sparire, quindi in tutti questi anni cerchiamo di ricordare e quindi non dimenticare. L'idea che mi sono fatta è che quella che pensavo all'inizio, che mia sorella non si sarebbe mai allontanata da noi, di sua volontà. Ecco. La speranza chiaramente non ha termine, nonostante siano passati ormai 13 anni. Diciamo oggi, rispetto a qualche anno fa, ecco, come vede l'epilogo di questa triste storia? Diciamo che da parte nostra non è facile, soprattutto dopo tutti questi anni, e quindi diciamo che ogni anno ci butta sempre un po' più giù la situazione, è logico, però dall'altra parte la speranza c'è sempre e quindi è l'unica cosa che ci porta anche oggi qui. Presentato il progetto Lettere per Barbara Corvi, che prevede la pubblicazione mensile di una lettera scritta da persone significative appartenenti alla società civile impegnata nella ricerca della verità e nel costruire memoria, e pubblicata sulle testate giornalistiche umbre, ma anche calabresi, anche una canzone, Grida Giustizia, un contributo nato dal legame con la storia di Barbara Corvi e prodotto dall'etichetta discografica Giuro, testo di Eugenia Martino e Valeria Farinacci, musica di Bruno Ferri. Infine è stato presentato il protocollo Libere di Essere, che nasce dopo anni di studio e di approfondimento sulle dinamiche intersezionali tra la violenza mafiosa e la violenza di genere. Il protocollo nasce dalla collaborazione con il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria e la Rete dei Centri Antiviolenza dell'Umbria, e rappresenta la prima esperienza in Italia di rete formalizzata tra associazioni e istituzioni per l'accoglienza, l'accompagnamento e il supporto delle donne sopravvissute o che intendono intraprendere un percorso di uscita dalla violenza maschile e di stampo mafioso. Il protocollo verrà firmato nei prossimi mesi.
vede coinvolti, oltre ai soggetti proponenti, le procure della Repubblica di Perugia e Terni e Spoleto, le prefetture di Perugia e Terni e tutti i centri antiviolenza. È una giornata importante, simbolica, anche perché oggi è il 27 giugno, è compleanno di Barbara. L'Osservatorio ha voluto organizzare questo evento, la Commissione ovviamente ha subito aderito, soprattutto per parlare anche del nuovo progetto che è il protocollo Liberi di Essere, che anche questo, come Liberi di Scegliere, verrà inserito all'interno della prossima proposta di legge che porteremo in Commissione e poi in Consiglio. È un progetto importante che permette alle ragazze che subiscono certi ambienti di ricrearsi una vita concreta e alternativa. Tutto questo parte dall'Umbria, è un protocollo che proporremo anche al coordinamento nazionale e quindi già vi dico che vedremo in altre proposte di legge in altre regioni. Quindi per noi è motivo d'orgoglio, un ringraziamento particolare al lavoro dell'Osservatorio che per noi è il braccio armato della Commissione. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione del consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi relativa alla promozione dell'economia circolare attraverso la diffusione di prodotti assorbenti personali riutilizzabili e la raccolta e riciclo dei PAP monouso, i prodotti assorbenti personali. Carissimi ha spiegato che la diffusione di prodotti assorbenti personali lavabili e riutilizzabili e lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero riciclo dei monouso in Umbria attuano pienamente i principi dell'economia circolare sanciti dalla normativa europea e nazionale. La capogruppo del Partito Democratico, Simona Meloni, ha presentato una proposta di legge su un modello di welfare collaborativo. L'attuale fase storica dei sistemi di welfare, spiega Meloni, pone problemi di sostenibilità delle prestazioni ritenute necessarie per la garanzia dei diritti sociali, al fine di assicurare a tutti livelli adeguati di benessere. Momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, dovuto al post-pandemia, possono essere dunque un'occasione per ripensare situazioni consolidate per dare forza nuova e principi innovativi. L'espressione welfare collaborativo, spiega Simona Meloni, sta a indicare un modello di welfare basato su nuove alleanze tra istituzioni, famiglie, privato sociale, mercato, che valorizzino le capacità di iniziativa dei singoli e delle formazioni sociali. In seconda commissione è presentata una proposta di legge a firma dei consiglieri Valerio Mancini e Manuela Puletti della Lega, anche Francesca Peppucci del gruppo Misto, valorizzare l'istituzione delle denominazioni comunali quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari e enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio. I capigruppo delle forze politiche di minoranza dell'Assemblea legislativa, Simona Meloni per il Partito Democratico, Thomas De Luca per il Movimento 5 Stelle, Andrea Fora, Patto Civico e Vincenzo Bianconi, gruppo Misto, evidenziano le parole della consigliera Francesca Peppucci, che ha lasciato la Lega e fa parte ora del gruppo Misto. La Lega è un partito che ha rinnegato i suoi valori, la sua identità, oltre ai suoi impegni con i cittadini. Parole, dicono i capigruppo di opposizione, che se messe in bocca alla minoranza non sarebbero di certo suonate strane, mentre destano sorpresa se lette in una nota ufficiale di una consigliera regionale della Lega nel giorno in cui lascia il proprio partito e il gruppo consigliare di riferimento. La certificazione, secondo i capigruppo di opposizione, di una maggioranza allo sbando di un partito come la Lega, ostaggio di personalismi, e della presidente Tesei, che in mezzo a una lotta di correnti e di potere nella propria coalizione decide di non decidere asserragliandosi nel fortino. Questo dicono i capigruppo della minoranza dell'Assemblea legislativa. Stefano Pastorelli e Valerio Mancini del gruppo Lega Umbria sottolineano che grazie al loro emendamento sul testo unico per le foreste ci sarà la possibilità di transitare e sostare sulle strade di montagna con veicoli a motore
per accedere agli appostamenti fissi di caccia da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione. Si elimina inoltre il riferimento alla possibilità di accesso ai fini della utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria, che potrebbe apparire limitativo nel caso in cui l'accesso sia dovuto alla necessità di effettuare interventi di manutenzione dell'appostamento, quindi presumibilmente anche al di fuori della stagione venatoria. Ancora una volta la Lega, sottolineano Pastorelli e Mancini, si dimostra attenta alle istanze dei cacciatori a tutela di una pratica di lunga tradizione e fortemente radicata sul territorio umbro. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti televisive e anche emittenti radiofoniche della regione ed è naturalmente disponibile anche su YouTube, oltre che sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.